Buonasera, buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi. Allora, abbiamo cominciato una settimana fa, settima edizione di Stammi Bene, e come sempre abbiamo degli ospiti meravigliosi. Devo innanzitutto ringraziare Antonella, la dottoressa Antonella, perché questa sera mi ha mandato un simpaticissimo pediatra che vado subito a presentarvi, è il dottor Calogero Girgenti. Buonasera. Buonasera, pediatra di libera scelta dell'USL 6 Euganea. Esatto. Ben trovato, per lei è una novità, è la prima volta. La primissima. La ringrazio per l'invito, spero di non farla sfigurare. Guardi, noi siamo contentissimi di averla con noi, perché sono tanti i genitori che ci hanno chiesto appunto di avere un pediatra in studio per rispondere alle numerose domande in seguito appunto alla riapertura delle scuole, a questo Covid-19 che mette molta paura soprattutto alle mamme e ai papà. Qui vedete appunto rientrare a scuola in sicurezza, e se ne ha parlato ampiamente anche il nostro TG, coordinato dal nostro direttore, ha dato largo spazio a quello che è stato il rientro della scuola in sicurezza, ma questa sera vogliamo appunto avere un approfondimento proprio con il pediatra per dare alcune indicazioni molto importanti, perché c'è veramente tanta paura. Purtroppo i bambini devono necessariamente andare a scuola, però insomma le mamme sono preoccupate. Devo dire che potete comunicare con noi come allo 049 78 00204, oppure 342 533 9744 gli sms. Mi raccomando, telefonate, perché se scrivete e ci scrivono dei papiri lunghi è un po' difficile per noi trascrivere il tutto, quindi mi raccomando, telefonate. Il nostro pediatra, come avete visto, è ben felice di rispondere. Allora, le volevo chiedere, perché ho un po' letto queste cose, dicono tra l'altro anche i miei telespettatori che hanno letto che c'è una sintomatologia specifica che consente di individuare il Covid, ma che nei bambini piccoli si manifesta in forma diversa e che non sia facile individuare subito le differenze. È vero, dottore, oppure è una notizia falsa? E poi ci sarà anche la stagione influenzale, è giusto il vaccino? Cosa fare, cosa non fare, che differenze ci sono adesso anche per il genitore che deve appunto capire se è un raffreddore oppure c'è qualcos'altro? Al primo raffreddore che cosa deve fare? Ci può dare delle indicazioni? Allora, questa affermazione dei genitori che dicono che c'è una sintomatologia specifica che consente di individuare il Covid è una notizia falsa o vera? Diciamo che è una notizia non vera, non del tutto vera. Per quanto riguarda i bambini sicuramente sì, non c'è un sintomo caratteristico che possa far individuare. C'è qualcosa forse che li caratterizza, qualche sintomo, e si può dire di più, diciamo, sull'adulto, no? Per quanto riguarda per esempio i disturbi dell'olfatto e del gusto, che sono, diciamo così, caratteristici, e quasi sempre la loro presenza alla fine testimonia un contagio già avvenuto, una sintomatologia da Covid. Lo stesso non si può dire per il bambino, tanto più che il bambino ha una sintomatologia molto sfumata, può essere del tutto asintomatico oppure può avere sintomi molto lievi, e sono disturbi anche molto comuni nell'infanzia, specie in una stagione come quella che ci accingiamo ad affrontare. Ecco, voi siete preparati, tra virgolette, nel senso, vi aspettavate adesso tutta questa responsabilità, perché il pediatra in questo momento è determinante, soprattutto adesso che c'è stata questa riapertura delle scuole, quindi il pediatra è fondamentale. Sì, sicuramente sì, naturalmente io parlo a nome mio, certamente, per quello che è la mia attività. Penso che anche per i colleghi, per i miei colleghi sia uguale, simile, diciamo. Non ci aspettavamo sicuramente tutto questo, perché nessuno si aspettava un'epidemia di così tale portata, no? Sia di estensione che anche di gravità. È una problematica che è in divenire, in evoluzione, ogni giorno si conosce qualcosa di più e quindi si adottano anche nuovi provvedimenti, diciamo che si adatta la risposta alle conoscenze che man mano si aggiungono.
Ecco, poi tra l'altro mi dicevano le mamme, dicono, ma siamo sicuri che questa riapertura delle scuole, le mascherine, igiene, distanziamento possono bastare? Tra l'altro si dice che la temperatura andrebbe misurata a scuola, in quanto con i termometri classici usati a casa non ci sarebbe uniformità e si potrebbero nascondere o minimizzare i sintomi. Lei cosa ne pensa? Cioè, questa febbre va misurata a scuola o va misurata a casa? È anche vero, mi hanno detto che se tu la misuri a scuola, in qualche maniera fai tutto il tragitto con la febbre, incontri gli amichetti, eccetera, vai a contagiare gli altri. Ecco quindi che tu la vai a misurare a casa, perché comunque se sei già a casa sei nell'ambito familiare, mentre se esci comunque contagi altre persone. Penso sia questo l'obiettivo, ma lo chiediamo al medico. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sui dispositivi sicuramente sono indispensabili. Aggiungerei, oltre alle mascherine, l'igiene, il distanziamento, anche l'assembramento. L'assembramento è anche quello è da evitare, perché malgrado i dispositivi, l'assembramento può essere comunque anche un rischio lo stesso. Perché guardi, fuori dalle scuole io vedo tutti i bambini con gli amichetti vicino, poi me li vedo invece a scuola che sono distanziati. Allora c'è qualcosa che non va, bisogna se devi mantenere la distanza a scuola, la devi mantenere anche fuori dal portone della scuola. Esattamente, indubbiamente l'uso dei dispositivi, delle mascherine, permette una socializzazione maggiore, no? Quindi il distanziamento sì, è sempre importante, ma farlo con i dispositivi protegge molto di più. Il rischio zero di contagio credo che non esista, però l'adozione di tutti questi sistemi sicuramente aiuta ad evitare di contagiarsi. Poi per quanto riguarda la possibilità di evitare, fronteggiare, abbiamo già visto che dei rimedi drastici sono stati capaci di rallentare, di arrestare la diffusione della malattia, però a caro prezzo naturalmente. Se noi siamo attenti probabilmente non torneremo in una situazione di dover pagare di nuovo un caro prezzo. Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, chiaramente non è mia competenza, esprimo un parere personale, logico, di buon senso. Ecco, sì. Io credo che il legislatore, chi decide cosa fare, quando fare, come non fare, lo valuta attentamente e circondato da persone capaci. Oltre che preparate, per cui se hanno consigliato di non misurare la temperatura a scuola, probabilmente a mio giudizio intuisco che sia perché sarebbe stata una cosa non fattibile, in quanto la scuola è già gravata da tanti altri oneri per contrastare il contagio. Aggiungere anche la misurazione della temperatura sarebbe stato un altro onere che probabilmente anche materialmente difficile da assolvere per il personale scolastico. Certo, e le mascherine misurare la temperatura a scuola poteva essere una garanzia maggiore, no? Certamente. Perché a volte il genitore si può dimenticare di misurare la temperatura, porto come a volte io mi dimentico, non so, la borsa o le chiavi della macchina a casa e me ne accorgo quando sono in garage, lo stesso può succedere a misurare la temperatura, per cui probabilmente misurare la scuola sarebbe stato un po' più costante sicuramente, però farlo non è semplice. Ecco, dottor Calogero, molto interessante, che tipo di problematiche può portare la mascherina a questi ragazzini per tante ore? Cioè, che cosa può succedere a un bambino in età scolare, eccetera? Cioè, da preoccuparsi, perché le mamme so che sono a casa. Chiedi Nicoletta. Allora, in assenza di patologie, diciamo, specifiche, di patologie particolari, del resto sono molto poche, credo che nulla. Io ritengo che sia una questione di abitudine, no? Le confesso che anch'io mettere la mascherina non sono felicissimo e non vedo l'ora di trovarmi in uno spazio nelle condizioni di toglierla. Dobbiamo cercare di sforzarci ognuno a fare la propria parte e fare quello che è disposto per evitare il contagio. Allora, dottori, intanto mi dicono, allora, quando è giusto preoccuparsi? Quando chiamare il pediatra? E quando invece si tratta di panico infondato del genitore? Partiamo subito alla grande, allora, così, perché allora, tanti genitori sono in panico. Allora, quando è giusto chiamarvi? Quando è giusto preoccuparsi?
Allora, io direi che a prescindere è sempre bene chiamare. Oh, questa è Ok? una bella Poi, risposta. trattandosi appunto dell'infezione da SARS-CoV-2, della malattia del Covid-19, ancora di più perché è una malattia molto insidiosa e valutarne lo stato è molto difficile già per un sanitario, no? Figuriamoci per un genitore. Però a questo devo aggiungere che fortunatamente i bambini, oltre che ammalarsi poco, hanno dei quadri clinici molto lievi, per cui affrontare questo con preoccupazione eccessiva forse non è giusto. Allora, i sintomi più comuni del Covid-19 in un bambino quali sono? Tosse, febbre, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, raffreddore, congestione nasale, disturbi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, praticamente tutti i sintomi Sono similari a che quelli degli adulti? O abbastanza? diciamo In sì. cosa si differenziano, per capirci? Ecco, per capire bene a casa. Tra l'altro ricordo alle signore a casa, ai genitori, questa sera avete il pediatra per voi, Caffè TV 24, vi ha portato un pediatra proprio per rispondere alle vostre domande. Siete a casa, avete qualche dubbio? 049 7800204 per la diretta oppure sms 342 533 9744. E poi non dite che non vi pensiamo. Diceva dottore? Lo dicevo anche prima all'inizio, diciamo, quello che sicuramente distingue i sintomi dell'adulto dal bambino sono i disturbi del gusto e dell'olfatto che sono molto più presenti nell'adulto. Per il resto, diciamo che i sintomi sono molto simili. Il quadro clinico è diverso, essendo più grave nell'adulto, così come alcuni studi, benché tutto è in divenire, no? Non ci sono ancora certezze su molte cose, anche sul decorso clinico nella popolazione pediatrica, e sembra che, diciamo, tanto più è grande il bambino, tanto minore la gravità, il rischio, diciamo, di una forma grave. E sono più gravi le forme sotto l'anno di età o nei bambini che hanno delle patologie croniche pregresse. In queste categorie diciamo che il quadro può avere un'evoluzione un pochettino più grave. Ah, quindi lo diciamo bene. Allora, sono interessate quelli che hanno meno di un anno d'età? È più No, grave la forma? diciamo che il soggetto sotto l'anno di età rischia delle forme più Più importanti. importanti. Non che sia male di più, Ah, eccetera, ecco, però più rischia, importanti, quindi esatto, il quadro occhio. clinico, c'è un rischio Ah, che sì. abbia un decorso un po' più importante sotto l'anno di età, così come man mano che aumenta l'età si riduce il rischio dei quadri Forse clinici. anche perché, dottore, non hanno tanti anticorpi, sono piccolini, quindi magari non avendo tanti anticorpi c'è questa forma più, diciamo, più grave, potrebbe essere anche quello un motivo. Diciamo che probabilmente perché è già un'età a rischio, anche in Ah, condizioni di normalità, per qualunque addirittura. patologia, il primo anno di vita Vita. Quindi è più delicato. adesso le mamme saranno lì in Però apprensione. non sappiamo il perché. Non sapete. Sì, Ci sono degli studi, adesso penso che ormai la sì. letteratura scientifica sul Covid stia aumentando perché si sta studiando, Sì, insomma, ormai questa ogni pandemia giorno, ogni giorno sempre, sempre di sempre di più, più, sempre di più. sempre di più. Allora, poi domanda, io l'ho portata questa di Carla, come facciamo a distinguere il virus da una comune influenza o da un raffreddore? Domanda da milioni e milioni di lire, come si fa? Non è Non è possibile. possibile. Non è. Non è possibile perché le due sintomatologie si sovrappongono, sono uguali alla fine. Alla fine sono uguali. Diciamo che ciò che consente di distinguere è l'epidemiologia, nel senso di sapere che ci sono stati altri contagiati, malati della stessa malattia, e poi per quanto riguarda il Covid, quello che taglia la testa al toro è il test. E questo test è famoso. Poi ne parleremo di Esatto. questo test perché ho le mamme che del test Senza il lo sa. quale non è possibile porre una Eh sì, diagnosi. eh sì. Però c'è un Certa. po' di malumore anche su questo test. E invece poi la domanda, questa è mia, ecco, perché ho pensato proprio ieri sera, ci sono dei casi in cui i genitori possono gestire queste situazioni senza consultare il pediatra? Stavo pensando perché a volte invece si chiama costantemente il pediatra, invece ci sono dei casi invece possiamo fare qualcosa noi?
noi genitori? In questo contesto, secondo me, sì, si può fare, ma dopo aver sentito il pediatra. Naturalmente, una volta dato i primi consigli dal pediatra e chiarito che non è una situazione preoccupante, penso che, come si faceva in passato, il genitore, la mamma, può gestire la situazione, e in caso di aggravamento o qualche accenno a un peggioramento, chiamare immediatamente, proprio far riferimento immediatamente al pediatra. Ecco, poi altra domanda interessante, mi chiedono se il bambino è positivo, anche i membri della famiglia devono rispettare la quarantena, e a scuola invece? Allora, premesso che questo è un compito del Dipartimento di Prevenzione, non vostro, disposto da norme, che io avevo anche interpellato, da norme legislative, ecco. Però rispondo volentieri, sì, alla domanda. Se c'è un caso confermato in famiglia, chiaramente i conviventi vanno sottoposti a quarantena, fanno un tampone immediatamente, e anche credo facciano un tampone alla fine dei 14 giorni. Tutti i contatti stretti del caso confermato vanno sottoposti anche loro a tampone e a quarantena. Ecco, poi un'altra cosa importante, mi dicono, i sintomi del coronavirus nei bambini come febbre e tosse potrebbero anche non manifestarsi in caso di contagio? È fare una diagnosi per gli asintomatici o per chi manifesta malesseri generici è ancora più complicato. Ma allora ci chiedono, che cosa bisogna fare quando si sospetta di un contagio? C'è una cura, una terapia, dei medicinali che si possono prendere a casa? Adesso occhio, mi raccomando, le orecchie, perché prendere i medicinali a casa, mi raccomando, perché adesso stiamo attenti alla risposta del dottore, perché qui andiamo proprio, vogliono fare da soli, non si può curare da soli. Ecco. No. Allora, per quanto riguarda la diagnosi, cioè l'unico, come dicevo prima, è il test. Senza il test nessuno può fare una diagnosi, almeno sul territorio. Per quanto riguarda le medicine, nel territorio è consigliabile che venga gestito il bambino finché ha una sintomatologia lieve, e quindi si affronta con i soliti farmaci che si usano in caso di virosi, di influenza, per la febbre, i dolori, eccetera. Nel caso in cui il bambino necessiti di farmaci specifici, deve essere ricoverato e quindi affidato alle cure di un reparto che si occupa di quella patologia, cioè i cosiddetti reparti Covid. Ecco, poi ci sono anche a casa, io so che ho tantissime mamme che seguono questa trasmissione, e parlo di ragazzini che hanno delle disabilità, diversamente abili, e loro mi hanno raccontato che hanno un ulteriore disagio, anche perché molti figlioli non possono usare le mascherine, non riescono a tenerle, eccetera. Ecco, hanno un comportamento da seguire in più, cosa vogliamo dire a queste mamme? Perché so essere veramente tante, anche delle mamme che hanno dei bambini autistici, quindi c'è un'ulteriore difficoltà, perché il bambino autistico a volte non percepisce ovviamente il pericolo, eccetera, perché già il bambino magari non lo percepisce di sé, magari se ha anche una disabilità particolare, quindi ci sono delle casistiche importanti, quindi io voglio essere anche vicina a queste famiglie, perché mi sento veramente, quando entro nelle vostre case, devo portarvi sicuramente delle informazioni ed incoraggiarvi. Allora, per coloro che hanno delle situazioni complicate a casa, con dei bambini, con delle disabilità, in questo periodo di Covid-19, questa riapertura delle scuole, cosa possono fare, dottore? In caso di sospetto Covid o comunque di malattia, di influenza, eccetera, cosa possono fare? Ecco. Allora, mi sembra di aver capito, la domanda iniziale è le difficoltà del bimbo fragile a scuola, questa è una, poi certo, la seconda domanda. Per quanto riguarda la prima, sì, diciamo che è prevista la possibilità di segnalare alla scuola il bimbo come fragile, e a seconda della condizione specifica di quel bambino adottare dei provvedimenti che ne impediscano, ne rallentino, ne consentano la sua
le sue azioni all'interno della scuola, ma ne riducano la possibilità di essere contagiato per causa del suo stato di salute. Quindi sono già previste dalle normative degli accorgimenti particolari da stabilire tra scuola, pediatra e dipartimento di prevenzione affinché il bimbo sia messo nelle condizioni di sicurezza maggiori possibili. Poi, per quanto riguarda un bambino in queste condizioni che si dovesse ammalare, chiaramente deve seguire tutte le raccomandazioni e disposizioni che seguono anche gli altri, quindi il tampone, quarantena, eccetera, eccetera. Ecco, poi una domanda interessante anche per le nostre amiche a casa, mi chiedevano: il virus si manifesta allo stesso modo nei bambini e anche nei neonati o è diverso? Cioè, la manifestazione, diciamo, di questo virus. Come ho detto, cioè, le manifestazioni sono simili. Diciamo, la gravità potrebbe essere peggiore, diciamo, nel neonato, nel primo anno di vita, però sono tutte cose in fieri, diciamo, non ci sono certezze ancora. Ecco. Poi teniamo conto, questa è un'opinione mia personale, non scientifica, quello che dico io, è che abbiamo anche una casistica non molto grande per quanto riguarda la popolazione pediatrica, perché fortunatamente i bambini si ammalano poco. Poi si ammalano poco, c'è un'ipotesi che siano più resistenti per un qualsivoglia motivo, forse hanno un recettore per il virus non ancora maturo, può essere anche che siano stati esposti meno perché le scuole sono state chiuse, no? E quindi i bambini stavano a casa, per cui minore possibilità di contagio. Penso che con il tempo gli scienziati, cioè coloro che sono preposti ad approfondire questi aspetti, ci daranno una risposta. Stavo pensando, dottore, adesso, quelle mamme che hanno partorito adesso, hanno bambini proprio piccoli di qualche mese, comunque rientrano in questa pandemia, eccetera, questi bimbi saranno più fragili? Cioè, queste mamme che comunque hanno vissuto questo Covid in qualche maniera devono preoccuparsi? Cioè, loro parla di mamme contagiate? Di mamme contagiate, che le mamme che hanno comunque... Il contagio da coronavirus credo che lasci un segno in tutti, cioè, ecco. Quindi è difficile dire che un soggetto contagiato, ammalato, ammalato ne venga fuori senza che rimanga, quantomeno da un punto di vista anche psicologico, qualche traccia. I bambini sembra che siano protetti, alla nascita, nel senso che si ammalano poco, sembra che non ci sia una trasmissione verticale del contagio. A livello scientifico non c'è nessuna prova che in qualche maniera sia successo qualcosa al bambino, cioè se anche una mamma può essere stata colpita da Covid, non c'è niente adesso. Io non sono naturalmente documentatissimo, ma mi sembra che non ci siano casi di bambini alla nascita, dei neonati, che abbiano avuto problemi, credo. Poi mi pare che di questi giorni la notizia è che non venga trasmesso il contagio attraverso la lattazione. È molto importante, diciamo, no? Perché il latte materno è importante. Sicuramente sì. Allora, cari amici, questa sera, come vi ho detto, abbiamo il pediatra completamente a disposizione per voi con Stammi Bene, settima edizione, 049 78 00 204, poi 342 533 9744, invece gli sms. Siamo in rigorosa diretta. La domanda adesso è questa tosta, perché rispetto all'andamento dell'influenza stagionale, questo scenario che voi vi aspetterete, carissimi pediatri, perché adesso arriveranno appunto con le influenze, eccetera, siamo alle porte anche della campagna vaccinale. Allora, che indicazioni diamo a tutti i genitori che sono qui a casa, che guardano Caffè TV 24? L'indicazione è vaccinare. Lo era importante prima, lo è ancora di più adesso con una pandemia in corso, perché già la pandemia da Covid ha messo in crisi il sistema sanitario. Se avessimo due epidemie contemporaneamente sarebbe ancora peggio, quindi affrontare una stagione invernale con una percentuale di soggetti ammalati da influenza in meno
proprio perché si vaccinano, sarebbe molto importante, consentirebbe di dedicare tutte le forze al contrasto del Covid. Invece rischiamo, se ci ammaliamo anche di influenza, di congestionare tutto e quindi avere anche un decorso e delle prognosi molto più gravi. Approfitto per dire che la campagna vaccinale inizia il 12 di ottobre. Quindi siamo per i bambini nella URSS 6, nella nostra URSS, è gratuita. Quindi la fa il pediatra, adesso ci stiamo organizzando. Ognuno si sta organizzando per svolgere questa campagna vaccinale, però che sappiano che è una vaccinazione gratuita offerta dal servizio sanitario. È molto importante, noi lo diciamo ogni anno, quanto importante sia la vaccinazione. La LUSL Sei Ugane ci manda anche la dottoressa Cotardello annualmente proprio per dire l'importanza della vaccinazione, ecco, se ne parla tanto ampiamente e noi lo facciamo ogni anno perché siamo favorevoli a questa cosa. Detto questo, le dico che i genitori mi hanno detto che in alcune regioni i bambini sono rientrati a scuola senza certificazione, per esempio in Emilia Romagna la regione ha scritto con chiarezza che potevano rientrare senza certificazione, però questa non è una strategia che è stata seguita insomma da tutte le regioni. Allora c'è anche da dire che c'è una differenza tra attestazione e certificazione. Allora, quando servono questi certificati per tornare a scuola? Ci vuole spiegare un po', perché sono un po' nel caos i genitori tra attestazione e certificazione. Vogliamo parlarne? Questa trasmissione fa domande difficili, però. Questa trasmissione fa domande difficili perché io ho abituato troppo bene i miei telespettatori che dicono: Nicoletta, vai avanti tu, poi allora, noi ti spieghiamo. No, perché per quanto riguarda i certificati, noi quando diciamo... Quando fate i certificati? Allora, il certificato in Veneto, perché la normativa non è uguale in tutta Italia, però in Veneto noi non abbiamo più l'obbligo di certificare il rientro a scuola per un'assenza. Di 5 giorni o più. L'unico obbligo che adesso è stato ripristinato per via del Covid è la certificazione in caso di assenza per sintomi collegati al Covid. Se uno sta assente perché aveva il mal di denti o perché si è rotto una gamba, non serve l'attestato del pediatra per rientrare. Quindi se uno va in vacanza non serve. Invece fino a gennaio di quest'anno, se si andava una settimana in montagna, al rientro bisognava presentare un certificato. Oggi il certificato è necessario solo se un bambino è stato assente perché aveva dei sintomi che facevano sospettare un Covid, la Covid, diciamo così. Per quanto riguarda l'attestazione, il nostro regista, noi non ci facciamo influenzare, ecco. Mi sto prendendo la mano. Sì, vede, io le avevo detto venga a Calogero, che qui poi lei alla fine mi chiederà quando vengo la prossima volta in trasmissione. No, che sono stato un po' coinvolto da Antonella, sì. non chiaramente, ma però insomma lo faccio volentieri. Diciamo, tra attestazione e certificazione è un dilemma che anche nel mondo giurisprudenziale non è chiaro. Io posso dare un'interpretazione che faccio io personale e che non fa testo. A mio modo, però, che non fa testo, cioè, diciamo che se si guarda in giro sembra che attestazione e certificazione sia la stessa cosa. Se però qualcuno ha ritenuto che attestare è diverso di certificare, evidentemente c'è una differenza che io non conosco. Posso dare una mia interpretazione, no? Giustificazione, quale potrebbe essere il senso. E la differenza potrebbe essere questa, che nel senso che attestare è come testimoniare della veridicità di un fatto. Invece certificare è una cosa ancora più impegnativa, cioè è una testimonianza di un fatto che è vero, nel quale c'è una partecipazione attiva di chi certifica che quel fatto vero ne ha verificato la veridicità, grazie alle sue competenze e alle sue funzioni. Direi non fa una piega. Sentiamo chi è con noi, buonasera. Buonasera, buonasera dottore.
Buonasera. Come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Filippo, chiamo da Padova. Perfetto, la lascio al nostro pediatra, dottor Calogero. Grazie mille, grazie prego, mille. Prego. Ecco, io volevo chiedere al dottore, col caos che c'è a livello con i pediatri di base, fare tamponi ogni raffreddorino per i bambini, sento molti genitori, molti colleghi di paternità come me, lamentarsi un po' dell'aspetto business della faccenda, nel senso che c'è il sospetto che questa impennata di tamponi che viene richiesto di fare nasconda altro. Volevo sapere la sua posizione in merito. Grazie mille. Perfetto, grazie della telefonata anche a questo genitore. Grazie a lei. No, io penso, per quanto sono, per quanto poche siano le mie conoscenze, io penso di poter escludere in maniera assoluta che per quanto riguarda i tamponi ci possa essere sotto qualcosa che noi non conosciamo. Ah, perché oggi si pensa che ci sia un business dietro a questa cosa, da quello che ho dedotto dal nostro telespettatore. Cioè io non credo assolutamente che sia così. Siamo costretti per la natura della malattia, del virus, del modo di manifestarsi, eccetera, ad usare i tamponi per poterlo intercettare. E intercettare è molto importante, se noi non lo fermiamo al suo primo caso, lui si diffonde, tanto per l'insidiosità e la gravità di questa malattia, a mio giudizio personale, è proprio legata anche al fatto che è un virus che non si fa vedere, si fa vedere quando ha già provocato danni gravi e devi corrergli dietro per recuperare. Dottore, domandona, però quei ragazzini che hanno sempre la goccia al naso, la chiamo io, quelli allergici, eccetera, quanti tamponi dovranno fare se si sospetta sempre che ci sia? E la butto lì, cioè mi viene il sospetto, anche a me dico, ma qua, no sospetto, dico, ma questi bimbi che magari sono gli allergici, quanti gliene facciamo fare poi tutto l'anno scolastico, tamponi, cioè si può fare in maniera diversa, cioè il pediatra che ruolo ha, perché se ho un bambino allergico che durante l'anno mi ha sempre l'allergia o soffre sempre di questo raffreddore che poverino, lì come si può fare? Perché voi avete un ruolo determinante in questa casa, perché questo bambino alla fine della fiera rimane penso anche traumatizzato, adesso io non ho ancora fatto un tampone, però voglio dire, non è rose e fiori per un bambino piccolo, allora io mi chiedo, i pediatri in questo caso hanno un ruolo determinante nella decisione, perché non possono andare sempre questo piccolo a fare il tampone per sospetto, perché se lo so già che anche l'anno prima mi aveva l'allergia o questo bambino è sempre raffreddato, come fate? Allora, adesso mi ringraziate, vero genitori? Ecco. Non la voglio mettere in difficoltà, però le pongo la domanda che le porrebbero le signore a casa. Perché, sì, sì, ecco, è chiaro. Allora, abbiamo detto nel corso di questo breve confronto, diciamo, che è una malattia, una patologia nuova, le cui conoscenze sono in divenire. Oggi esistono, ci sono date, cioè adottiamo anche dei provvedimenti che sono frutto delle nostre conoscenze odierne. Non è escluso che domani, fra qualche giorno, una settimana, sulla base anche dell'esperienza che stiamo maturando da quando le scuole si sono aperte, possa cambiare qualcosa in tutto questo. Nel percorso diagnostico possa essere modificato qualcosa che consenta una più facile gestione di questi casi, sia da parte del genitore, sia dalla parte delle istituzioni scolastiche, sia anche dalla parte del povero pediatra, perché mi faccia spezzare una lancia, anche il pediatra, anche lui, siamo tutti dalla stessa parte, e noi ancora di più siamo dalla parte del bambino, cioè non siamo contro, come lavoro, se prescriviamo il tampone eccetera, lo prescriviamo che siamo convinti, crediamo che sia il bene, che sia la cosa giusta da fare. Certo, le leggo qui questa domanda di Anna che cade a fagiolo, dice: un pediatra della mia zona ha richiesto un tampone al bimbo a casa per diarrea. Non si prende la responsabilità di rimandare il bambino a scuola con un certificato. Possibile che non ci siano delle linee guida comune per i pediatri? Se per una diarrea, un mal di testa o di denti ci vuole il tampone, a scuola non si andrà mai. Fattibile una linea guida comune? Punto di domanda.
Diciamo che ecco, Anna, cosa... la linea guida c'è, c'è, è comune, e questi sintomi sono sintomi da Covid che richiedono il tampone. Come dicevo prima, speriamo che le conoscenze e l'esperienza che stiamo maturando in queste prime settimane di apertura delle istituzioni scolastiche e dei centri per l'infanzia ci diano qualche notizia in più per gestire con minore difficoltà tutto questo, perché è difficoltoso anche per noi, con le conoscenze attuali siamo costretti, se vogliamo contenere l'epidemia, a fare tamponi. Ecco, poi vi dicono se secondo lei quando andrebbe effettuata la ventilazione delle aule a scuola, cioè vogliono sapere se secondo lei esiste una correlazione tra numero di ore trascorse a scuola e l'aumento o riduzione di rischio da Covid. Perché dice, la signora dice, lasciano sempre la finestra aperta, ovvio mio figlio si prende il malanno. Se invece la chiudono c'è più possibilità di Covid. Quando aprire e chiudere queste finestre? Vanno aperte ogni ora? Cosa gli diciamo alle mamme? Ecco, il pediatra cosa consiglia? Voi anche, beh, io facendo un esempio della vita quotidiana, no? C'è sempre un compromesso tra quello che si vuole fare è quello che si può fare. Quindi, traducendo, in questa situazione, cioè a seconda delle condizioni atmosferiche, del contesto, si adotta il provvedimento. È chiaro che se c'è reazione si riduce il rischio di contagio, se un ambiente rimane chiuso, non viene areato, il rischio di contagio aumenta, malgrado magari anche l'adozione dei dispositivi di protezione, delle mascherine. Per cui io dico, ci vuole un po' di buonsenso. È chiaro che le aule vanno ogni tanto ventilate compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Penso, sono fiducioso che una soluzione si troverà piano piano. Cioè, io sono, diciamo, ottimista, penso bene nell'operato degli altri, di ciascuno, no? E penso che anche le istituzioni scolastiche si stiano sforzando per fare il loro meglio, no? Sì. Come lo stiamo facendo noi, come sicuramente lo stanno facendo anche i genitori, no? Le istituzioni, ognuno sta dando il proprio contributo, dobbiamo cercare di avere pazienza e ognuno fare la nostra piccola parte. Mi dicono poi, Alessandra, ho sentito che i bambini in seguito al tampone hanno avuto dei problemi, è vero oppure è una bufola? Allora, di tipo di problemi, questo non l'ha specificato Alessandra. Io posso dire che non ci sono molte descrizioni. Io di tutti i miei pazienti che hanno fatto il tampone, ne ho avuto uno proprio 3 giorni fa che ha avuto un piccolo sanguinamento, risoltosi immediatamente e poi basta. Poi è chiaro che qualunque cosa, come dicevamo prima, anche mettere le mascherine è fastidioso per il bambino. Sì. Figuriamoci fare un tampone. Io in studio, per ragioni diagnostiche, faccio altri tipi di tampone, il tampone orofaringio. Nella mia esperienza ne faccio, non ho avuto mai nessun incidente, e incrocio le dita perché sono superstizioso, non si è rotto nessun bastoncino, niente di niente. Dai mamma, cara. Quindi, cioè, poi aggiungerei anche che nella vita c'è un rischio in tutto, poi specialmente nel bambino è rischioso persino mangiare e bere, perché può anche soffocare a seguito di un'attività che è indispensabile. Per cui il tampone, lo capisco, è fastidioso, eccetera, però è una cosa che si deve fare. Sentiamo che abbiamo in linea. Buonasera, chi è con noi? Sì, buonasera Fabio, sono Silvia. Sì. Io volevo fare una domanda. Da dove chiami? Scusa, Silvia, ci puoi dire da dove chiami? Da Padova. Perfetto, vai. Allora, volevo chiedere, fare una domanda sull'efficacia del test rapido e quella del tampone rapido. Va benissimo. Grazie. Premesso che il test e il tampone rapido credo che siano la stessa cosa, cioè penso che sia la ricerca dell'antigene anziché una ricerca molecolare. Io non sono chiaramente uno che si occupa specificamente di queste cose, un po' leggo, cerco di informarmi, documentarmi. No? Credo che ci sia una comunicazione al riguardo recente, forse di ieri,
del Ministero della Salute che autorizza nelle scuole, no? Vista la situazione, eccetera, credo a usare il test rapido. Certo. No? Mi pare che anche che premetta, benché l'equivalenza con il test molecolare non sia uguale. Quindi poi io mi affido agli esperti a dare il loro giudizio, adesso è intervenuto questo. Potrei aggiungere che come pediatra questo non è sufficiente per noi per rilasciare l'attestato, forse. Perché come dicevo, ci sono molte cose che si devono incastrare, no? Specialmente da un punto di vista forse giuridico, legislativo, per farci lavorare anche in tranquillità. Ad oggi esiste ancora la disposizione che ci obbliga a fare un attestato solo su un tampone molecolare negativo. Io credo, spero, mi auguro che a breve possa chi legifera, chi del comitato tecnico scientifico, magari provvedere anche a questo. Però ripeto, non è mia competenza, è una opinione del tutto personale, un auspicio per cercare di avere meno problemi tutti. Certo, poi le leggo anche alcune considerazioni che forse magari le capiterà da parte di qualche genitore. Per esempio ci dice: ho fatto il tampone ai miei figli e mi sono messa in coda tra altri, naturalmente a casa dal lavoro, per tutelare in caso di positività, se succede durante l'anno più volte prevedo licenziamento. Cioè questi genitori sono preoccupati perché dicono: sono anch'io, resto a casa dal lavoro in caso, perché non, finché non mi arriva se è positivo o negativo, per sicurezza sono a casa. Però se succede durante l'anno, dice, io sono a rischio licenziamento. Poi ancora dicono: lo dovete dire, non possiamo mettere in ginocchio il sistema sanitario, tutti noi genitori e anche le aziende per cui lavoriamo, facendo controlli a tappeto per ogni starnuto. Tutto poi si ripercuote sui bambini che perdono giorni di lezione. In più mi chiedo, dico, tengono seduti i bambini per ore al banco e si possono alzare solo per andare in bagno. Ma vi pare normale? Paolo di Treviso. Sono degli sfoghi. Ecco, io lo dicevo su Facebook, scrivete, però pensavo veramente fossero un po' più soft. Allora, ecco, come dicevo prima, io mi auguro che le conoscenze, l'esperienza che stiamo maturando in queste prime settimane di apertura scolastica consentano, come dire, di allargare le maglie delle restrizioni che ci sono attualmente come disposizione e poter gestire meglio queste situazioni. Vorrei dire anche che mentre oggi la situazione dei bambini che sono costretti a rimanere a casa è ubiquitaria, cioè perché tocca a tutti, era una condizione, diciamo, non infrequente per una certa percentuale di bambini anche negli anni passati. Negli anni passati i bambini che frequentavano le scuole dell'infanzia, eccetera, comunque ce n'erano alcuni che continuamente si ammalavano, pur essendo dei bambini sani. Era una storia naturale e molte famiglie avevano le stesse difficoltà lavorative a causa di questo. Purtroppo oggi sono quasi tutte così. Io penso che l'intenzione di tutti trovare una soluzione e non opporsi ad essa. Sì, c'è un po' di... Bisogna avere pazienza. Sì, la pazienza, come si dice, è la virtù dei forti. Elena, mamma di Chiara, ha scritto: negli Stati Uniti e in Germania hanno riaperto le scuole e poi le hanno richiuse. I pediatri che sensazione hanno? Potrebbe succedere lo stesso in Italia? I pediatri che sensazione hanno? Se non ci comportiamo come abbiamo fatto finora, come gli Stati Uniti, probabilmente abbiamo più chance. Dobbiamo osservare le regole che vengono date, giuste o errate che possano apparire. Ecco. A proposito, prima si parlava del bagno, io mi collego invece a un'altra domanda, perché mi dicono: la sanificazione dei bagni, tutte le volte che sono state utilizzate, è realmente basilare per l'emergenza Covid-19, ovviamente al di là dell'importanza igienica? C'è il contagio pure attraverso le vie urinarie e gastrointestinale? Devo stare attenta per il mio bambino? Cioè, adesso parliamo anche del bagno a scuola, perché queste mamme sono terrorizzate anche lì.
Adesso io non so. Allora, io non sono un esperto, non sono un igienista, cioè per quello che leggo e che così per mia competenza che devo conoscere, sì, sono state descritte delle emissioni, delle presenze del virus anche con le escrezioni, però mi pare che finora non sia mai stata documentata una trasmissione attraverso le iniezioni. È chiaro che l'igiene riduce il contagio di qualunque cosa, quindi anche l'igiene dei servizi igienici riduce sicuramente la possibilità di contagio, però ripeto, è un argomento che rimando agli igienisti. Ecco, poi questa qui invece è Roberta di Sacile, abbastanza puntigliosa, questa la devo sottoporre perché sa, le ho detto, le sottopongo le belle e anche le brutte, dottore, perché sa. Allora dice, ma non sarebbe più semplice se i dottori e i pediatri visitassero personalmente senza aprire la procedura Covid, non vi pare? Cioè, perché allora cosa succede? Voi non li visitate, questi bambini, sentite la mamma e il papà per telefono, come succede? Allora, intanto, ci spieghi, perché io non ho figli, quindi non so la procedura, ecco, per quello le chiedo. Adesso, e magari sono interessati anche i genitori a casa per capire se il loro pediatra sta facendo bene. Allora, noi non facciamo quello che decidiamo noi, ecco. Noi facciamo ciò che le linee guida, i protocolli, le indicazioni, i lavori scientifici ci suggeriscono di fare, anzi aggiungerei che in questo caso del Covid ci impongono di fare, quindi noi non facciamo il triage telefonico e rimandiamo l'accesso in ambulatorio dopo un esito negativo del tampone perché così vogliamo, ma perché così è disposto, ed è disposto non per una prevaricazione nei confronti dell'utenza, ma è per prevenire il contagio. Bisogna che di questo ce ne rendiamo conto, ecco. E ce ne facciamo una ragione. Questo è importante perché ce ne facciamo una ragione. Questa è proprio importante, questa cosa che lei ha detto. Esatto. Sì. Esatto, cioè non si legifera per creare problemi, questo caso si legifera per cercare di arginare la diffusione di una malattia. Perfetto, poi abbiamo anche una signora che dice, il mio pediatra manda a fare il tampone i bambini di 3 anni senza visitarli, solo per febbre, raffreddore, ma le pare giusto? Dicevo prima, sono i sintomi del Covid. Non è che ci sia tanto. E quindi se non lo facesse, commetterebbe una negligenza. Bene, poi un'altra considerazione, perché poi parlando con le signore mi dicevano, ma se i virologi affermano che la carica virale è molto bassa, perché allora i medici e i pediatri non sanno distinguere la situazione e mandano tutti a fare i tamponi per non sbagliare? Non è un controsenso? La mamma è perplessa. Dovrebbe essere perplessa perché questa è una garanzia, signora, per suo figlio, cioè il fatto di poter vedere se c'è il Covid oppure no è importante, e anche per la società ovviamente, per gli altri. Intanto ci sono 3 domande in una, Cioè, una è che non è possibile escludere la presenza del Covid con questa sintomatologia, poi l'altra domanda, e quindi non mi posso assumere la responsabilità di far accedere nel mio studio un soggetto che potrebbe essere contagiato, potrebbe essere un malato e portare il contagio all'interno del mio studio, compromettendo anche la salute di tutti gli altri che verranno. E io mi chiedo, cioè faccio un esempio, un esempio un po' pratico, cioè mi metto nei panni di un genitore che si reca nello studio di un pediatra, che fa accedere un bambino con la febbre, con sintomi da Covid, senza avere prima essersi accertato dell'assenza della malattia, della positività al test. Con che serenità io posso recarmi in un ambulatorio, qualunque esso sia, dove accedono soggetti con sospetto Covid, senza che abbiano preventivamente esclusa questa evenienza. Quindi quando il pediatra non li vede subito, fa eseguire il test, è a tutela, garanzia della propria utenza. Non è un rimandare un lavoro, un non volerlo fare, eccetera. Anzi, è un agire correttamente tutelando la propria utenza.
Sono d'accordo con lei. Poi mi chiedono se secondo lei potrebbe essere giusto un supporto psicologico per gli alunni e anche, dicono, per il personale della scuola per questa esperienza di emergenza coronavirus. Cioè, questi bambini hanno la necessità anche di un supporto psicologico dopo tutto quello che stanno passando, perché mascherina, banco singolo, eccetera, devi stare sempre seduto, cioè... È tutto diverso, anche non puoi più andare, penso alle mense, adesso sono tutelate in maniera diversa, si può andare alla mensa, mi sembra scolastica, ma non è più come prima, è tutto il tuo, cioè il pranzo è tutto ben sigillato, se non erro, c'è un modo diverso per far mangiare i bambini a scuola. Ecco, lì c'è bisogno di un supporto psicologico a questi bambini? Sicuramente un supporto non può che far bene, cioè, certo. Naturalmente c'è il bambino che ne ha più bisogno, il bambino che ne ha meno bisogno, chi non ne ha affatto bisogno, e mi pare che sul lockdown i bambini non si siano comportati male. I bambini ci hanno insegnato anche tante cose, sono veramente quindi, battaglie. Alla fine loro hanno molte più risorse di noi. Devo dire che i bambini la stanno... Bisogna essere fiduciosi nelle risorse. Devo dare la mano ai bimbi, cari bimbi, se siete ancora alzati veramente vi complimento con voi. Io alla vostra età a quest'ora ero già nanna. Sono molto svegli, però ecco, noi stiamo trasmettendo dei bellissimi, tra l'altro, cartoni animati, quindi seguite. Però se posso dire una cosa polemica, tu ti complimenti con i bambini, ma io non mi complimenterei con i genitori se il bambino ancora è in piedi. Giusta considerazione. Allora sentiamo chi è con noi, buonasera. Buonasera, sono Giovanni, chiamo da Padova. Perfetto. Complimenti anzitutto per la trasmissione. Grazie. Ecco, vorrei sottoporre questo quesito al dottore. Certamente. In presenza di una patologia, diciamo, di fondo acclarata e conclamata, ad esempio allergia, il bambino, se presenta sintomi Covid, diciamo Covid compatibili, che ne so, raffreddore, anche semplice congestione del naso e così via, può essere accettato in comunità? Cioè, se va a scuola, posto il fatto appunto che magari è allergico, può essere ammesso? Ci vuole una particolare indicazione o certificazione da parte del medico? O come funziona? Ecco, cioè, solo capire questo, se per caso c'è un allergico grave, così già acclarato, eccetera, se ogni qualvolta ha dei sintomi debba essere sottoposto al tampone, e se non invece può andare a scuola. Perfetto. Grazie. Buona serata. Allora, dipende dalla patologia del bambino, che in questo caso lei ha citato l'allergia, se parla dell'asma, se sono crisi asmatiche, indubbiamente si evidenziano, si discriminano già una crisi asmatica, un broncospasmo dai sintomi di Covid. Se questo lei aggiunge che oltre al broncospasmo ha il raffreddore, il mal di gola, la febbre, eccetera, va esclusa la presenza anche del Covid in un soggetto asmatico, per cui il soggetto asmatico non è esente dal contrarre il Covid. Per cui anche lui va sottoposto. Se invece si tratta dei soliti della sua asma, diciamo dopo i primi episodi, penso che possa essere individuata come tale e forse la necessità dei tamponi si può ridurre. Ma se al broncospasmo si dovesse associare tutti gli altri sintomi, quali la febbre, naso chiuso, congestione, eccetera, eccetera, deve essere fatto il tampone anche a lui. A mio giudizio, ma io sono uno dei tanti e quindi io mi comporto così, se voglio dire, cioè non sono uno che detta le regole, cioè io faccio così, se sbaglio gradirei essere corretto. Benissimo, allora dottore, abbiamo 4 minuti, l'ultimissima domanda, perché guardate, io sono piena di domande, ma sapevo, dottore, che sarebbe stata così la puntata, l'avevo detto, lei mi ha detto, ma no, un'ora mi ha detto, ha visto un'ora volata? Lei mi deve ascoltare. Sì, è incredibile, allora, incredibile. È incredibile, ma noi siamo stammi bene di tutto e di più. Allora, se si fa il tampone, risulta positivo, a quel punto lo stesso test va fatto anche ai fratelli che vanno a scuola, genitori, nonni, eccetera, e tate?
Anche le tatte avete voi? Sì, sicuramente ai conviventi, sicuro, sì. A tutti i contatti. E se il bambino andava a scuola, i compagni di scuola sono contatti, e quindi anche loro. Però a questo livello la competenza è del Dipartimento di Prevenzione. Eh sì, che io tra l'altro avevo invitato, ma mi hanno detto che praticamente loro si collegano via Facebook, quindi ci sono le domande da parte di coloro che si collegano via Facebook, quindi questa sera non abbiamo avuto il piacere di avere appunto coloro che sono del Dipartimento dell'USLA Euganea, ma abbiamo avuto il nostro pediatra che ci ha comunque dato tanti suggerimenti. Io la ringrazio, dottor Calogero, per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. Visto, ecco, è stata la sua prima volta in televisione, ma ce ne saranno anche delle altre. Poi con noi qui, ha visto lo staff di Stammi Bene, sì, lo staff di Caffè TV, siamo molto 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 simpatici, me lo dico da sola. Ecco, vabbè. Allora, io ringrazio intanto la mia regia Davide Maggiolo, ringrazio Otello Panchieri, ringrazio Eriberto Andretta, vi lascio, domani sera c'è il grande appuntamento con la politica condotta da Alberto Salmaso con Alessandra Natali, e poi vi ricordo invece al venerdì Casa Caffè con il nostro mitico Claudio Casorati, e poi lunedì invece è partito anche lo sport con Francescone, quindi mi raccomando c'è il calcio e anche gli altri sport da seguire il lunedì sera. Naturalmente poi al mattino invece c'è di tutto, di più, dalle ore 11 in poi con Davide Pase. Allora, un caro saluto a tutti voi, grazie dottor Calogero. Grazie, grazie a voi. Vi rimando alla prossima settimana, perché ovviamente tanti argomenti riguardo alla salute, al benessere, e mi raccomando, statemi bene. Alla prossima!